Il tema della mietitura del grano è particolarmente adatto a richiamare i colori caldi di questa stagione. La tavolozza è composta in modo molto semplice con i classici colori caldi dell'acquarello, che sono giallo limone, terra di siena bruciata, un po' di rosso vermiglio e il solito grigio neutro, oltre al blu cobalto per un cielo estivo. Il cielo viene dipinto su asciutto con alcune zone in blu cobalto che ho sfumato subito col pennello bagnato, in modo da eliminare i contorni netti. Il resto del cielo è un semplice grigio blu ottenuto da blu cobalto e terra di siena bruciata, molto diluito in modo da dare il senso della nuvolaglia estiva. Sulla parte bassa del foglio vedi dei segni verdastri che non sono altro che la gommina mascherante che ho piazzato prima di iniziare. Alla fine la toglierò lasciando dei segni bianchi che dovrebbero aiutarmi per i riflessi del sole sulle spighe più vicine. Le montagne più distanti hanno la stessa miscela delle nuvole, solo un po' più densa, e ho iniziato a tracciarle quando il foglio iniziava ad asciugare, ma era ancora umido. In questa fase ho lavorato molto sulle sfumature. Sulla carta umida si può asportare del colore col pennello pulito in modo da rendere l'effetto della distanza. Miscelando fra loro i colori caldi si ottengono tutte le possibili sfumature per un campo di grano trinciato, dove i contrasti sono creati dalla luce e dall'ombra sui cumuli di grano già tagliato. Come hai visto all'inizio, il progetto è stato fatto su due paginette di un blocco Moleskine per acquarelli. L'impostazione del disegno, presa da una foto di riferimento, comprende questa grande collina in primo piano che sale verso sinistra, e le montagne sullo sfondo con al centro una grossa trebbia al lavoro. In secondo piano le colline più vicine sono un po' più colorate e qui lascio intravedere il colore dei prati aggiungendo del giallo e del blu. Non lo vedrai in questo video, ma alla fine ho aggiunto ancora qualche dettaglio su queste colline, lo vedi sull'immagine del lavoro ultimato. Ora parto con la collina
Dovendo dipingere questa enorme collina del colore del grano, troverai molte variazioni sulle tonalità per movimentare il disegno. Dall'alto al basso, come è normale che sia, aumenta la definizione dei dettagli. Ho usato giallo limone, terra di siena naturale, terra di siena bruciata e tinta neutra. Infine anche del rosso, che vedrai richiamerà la tinta del mezzo agricolo. Questa specie di marroncino ottenuta con le terre di siena in rosso serve a tracciare le parti in ombra e la direzione delle file dei cumuli di grano trinciato. La mietitrebbia viene colorata con rosso vermiglio misto a una punta di terra di siena bruciata. Thank you.
Poi nel retro della macchina ci sarà una nuvolaglia di polvere per dare l'idea del movimento. Per dare questo effetto ho usato terra di siena naturale che poi ho sfumato con il pennello asciutto. Le piante in cima alla collina sono realizzate con tinte neutre che derivano dalla miscela dei colori usati finora, aggiungendo un po' di blu di Prussia per caricare le zone più in ombra. Con la gomma pane rimuovo il fluido mascherante in modo da poter lavorare sulle spighe in primo piano. È il momento di aumentare un po' i contrasti. Con il pennello Tintoretto 1408 aggiungo ombre più scure sui cumuli di fieno e sulla parte in ombra della mia Tintrebbia. Come avevo anticipato, ora richiamo la tinta della mia Tintrebbia qua e là sulle spighe in primo piano.
Ci sono molti modi per sfumare una pennellata troppo decisa. Anche l'uso delle dita è perfettamente ammesso per questo tipo di operazione. Aggiungo ancora alcune figure umane che aiutano a rendere l'idea delle distanze. Una in piedi sul mezzo agricolo e un paio in cima alla collina, ma di certo queste sono più difficili da vedere a prima vista. Siamo arrivati alla fine di questo disegno. Riporto ancora il disegno finito in cui puoi vedere, come accennavo prima, alcuni particolari finali che non ho filmato. Le colline in secondo piano sono state maggiormente definite aggiungendo qualche dettaglio e il colore è stato reso un po' più vivace in modo da distinguerle meglio dalle montagne in lontananza. Spero che questo video ti sia piaciuto. Nel caso ti chiedo di mettere mi piace e ancora meglio di iscriverti al canale. È un canale che ti propone di trascorrere insieme un quarto d'ora colorato per la tua domenica mattina. Grazie e a presto!